raga, sono Valentina Lattanzio e oggi ho intenzione di fare l'home tour natalizio. Come ben sapete, adesso tutti stanno iniziando a fare l'albero di Natale, a mettere tutti gli addobbi natalizi in casa, luci sui terrazzi. E anche io finalmente l'ho addobbata insieme al mio amore Franci, solo che in questo momento è a lavorare, quindi ci sono soltanto io a mostrarvi tutti i nostri addobbi. Guardate che belli! No, scherzo. In realtà è soltanto la mia televisione. Però sembrava vero, no? Iniziamo subito. Appena entriamo in casa, questo è quello che si vede. Guardate che bello. Raga, io me ne sono innamorata. Adesso vi faccio fare un giretto per farvi vedere a grandi linee com'è la casetta. Ma poi andiamo a vedere bene nel dettaglio tutte le cose che abbiamo messo. Adesso vi faccio vedere bene che cosa ho comprato. Ho acceso le luci, non tutte, così l'albero si riesce a vedere bene. Partiamo dal divano. Questo rosso e questo con le renne li ho presi su Shein. Questo invece me l'ha regalato mamma. Cioè, bellissimi. Poi come composizione mi piace veramente tantissimo. Belli, no? Quale cuscino vi piace di più? Questo rosso tutto col pelo, che poi tra l'altro è morbidissimo, cioè raga, non potete capire. Vabbè, ma solo a vederlo già si capisce che è morbido. Non fate caso al mio sfregio, che l'altra volta sono caduta dalle scale. Poi sicuramente queste lucine le avrete già viste su Instagram. Le teniamo sempre fisse. Infatti un giorno Franci gli ho detto: amo, dai, ti prego, mettiamo queste luci, perché le avevo comprate al compleanno, ma alla fine non le avevo usate. E quindi ho pensato appunto di tenerle su fisse. Adesso passiamo alle mie mensole. Cioè veramente io le adoro tantissimo. Cioè guardate quante cose che ho. Allora abbiamo questo carry-on pazzesco che mi hanno regalato i miei genitori. No, dall'altra parte. E poi abbiamo tutte queste palle di Natale. Questa grande, raga, ce l'ho da una vita. Questo l'abbiamo comprato quest'anno, perché tipo tutte queste cose io già ce le avevo. Mentre questo l'abbiamo comprato io e Franci. Questo io sempre su Shein, guardate che carini. Li ho comprati perché siamo io e Franci. E infine c'è questa che all'interno c'è anche la luce. Guardate che bella, questo è doppio. E poi passiamo all'altro piano. Questo è un po' vuoto, però vabbè, alla fine ho messo già un sacco di cose là sopra, se no viene una pacchianata. Qui c'è la mia fotina con Franci. All'interno c'è un'altra foto, ma l'ho cambiata e ho messo la nostra. Guardate che belli. Poi vabbè, qui c'è tipo un cerino a batteria. E questo diciamo che è il nostro presepe. Me l'hanno regalato i miei genitori tipo 2 anni fa. Solo che è scarico, capito? Se no questo qui tipo cambia colore, diventa blu, rosso, giallo. Ma se sono scaricate le batterie devo comprarle. Passiamo a questa pianta. Ho comprato queste lucine con il fiocco di neve. E niente, ho deciso di metterle attorno al tronco della palma. Vabbè, visto che ci sono, ormai si intravedono gli adesivi sul vetro. E direi di farveli vedere. Guardate che belli. Questi sono apposta per le pareti, per le finestre. Sono indecisa, non so che cosa mostrarvi. Guardate quella. Quella è una lanterna che ci ha regalato la mamma di Franci. Ma è spettacolare. Cioè poi in quel punto proprio mancava qualcosa. Guardate che bella. No, vabbè. Solo che qui all'esterno c'è tipo una carta. Cioè non so che cos'è. Sembra tipo una roba di plastica. E guardate le lucine che effetto fanno. Poi qui abbiamo un Babbo Natale danzante. Solo che ho comprato poche pile e di conseguenza non posso accenderlo. Passiamo al soffitto. Sicuramente avete già visto dei fiocchi di neve appesi al soffitto. Io li adoro. Poverino Franci, dovranno farlo santo con tutte le cose che abbiamo comprato quest'anno. E poi guardate l'ombra. Questi sono tipo in polistirolo, guardate, hanno anche i brillantini. Mentre questi qui sono tipo rigidi. Ecco, vedete tutti i brillantini, adesso si vedono. Sempre qui in corridoio ho deciso di mettere queste lucine. Bellissime, guardate. Perché praticamente, boh, le ho comprate.
comprate, costavano poco, non sapevo dove metterle e giustamente le ho messe su questa pianta. Tra l'altro guardate che belle, sono super eleganti. Queste porte mi sembravano troppo vuote e ho deciso quindi di comprare questi festoni che sono in tinta con l'albero, che ancora non vi ho fatto vedere perché è la parte più bella e ve lo faccio vedere alla fine. Li ho messi anche qui e anche qui sulla porta del bagno. Ma poi anche il televisore doveva essere addobbato, così ho comprato questi due cappelli per Natale, per me e Franci, perché ho intenzione di fare delle foto carine. Che cavolo, abbiamo l'albero bello, il nostro primo albero, il nostro primo Natale insieme. Quindi cioè, ci stanno delle foto carine, no? Tan 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 tan. Di chi sarà mai? Di chi sarà mai? Ta ta ta. Per noi, amore mio, buon Natale. Scusate la scrittura, ma ieri l'ho scritto tipo con questo in mano e la penna, quindi non riuscivo. Bellissimo, raga. Guardate come l'ho impacchettato bene. Prima di farvi vedere l'albero, vi porto di qua, perché ho messo proprio due mini addobbi. Ciao, amore. Ciao. Ma cosa fai qua da sola? Cosa fai qui? Hai raffreddore? Hai raffreddore? Comunque qua in camera... Aia, sono andata a sbattere. Comunque qui in camera nostra ho messo soltanto questa renna e qui ho messo, vabbè, questo pupazzo di Babbo Natale e questa pallina che mi hanno regalato i miei genitori, che ho scritto Valentina. Sì, tra l'altro questo pupazzo l'altro giorno... Dove l'ho trovato, Chloe? Sul letto, perché qualcuno ha deciso di mangiarlo, vero amore? È vero? È vero, tremenda. Prendi il mio Babbo Natale? Prendi il mio... Perché? Vuoi mangiarlo, vero? Anche qui sui vetri abbiamo messo i fiocchi di neve. Eccoli qui, guardate. Dai, carini, no? È vero, devo ancora farvi vedere una cosa prima dell'albero. Vabbè, guardate innanzitutto questa tovaglia. Diciamo che è un centrotavolo, no? Come cavolo si chiama? Vabbè sì, una tovaglia. Ce l'ha regalata la mamma di Franci, bellissima. È bella elegante. E poi guardate che cosa ho messo sul tavolo. Allora, questo qui solitamente lo teniamo sempre, ma di solito comunque mettiamo tipo il vaso con i fiori, le lucine, una statuetta tipo con un Buddha. Ma adesso ho trasformato il tutto. Cioè, questo Babbo Natale che di solito... Ah sì, qua dentro c'è anche la lucina, ma non l'ho accesa. Qua abbiamo un'altra palla che in realtà è una palla deformata, sempre di Natale. E qui abbiamo l'acquisto dell'anno. L'ho preso su Shein, guardate. E gira per la candela. Poi comunque molto fine come cosa, cioè molto elegante. Questo è il nostro albero, guardate. Non è altissimo, ma diciamo che sì, è 1,80 m. Eravamo indecisi, non sapevamo se prendere quello da 2,10 m. Solo che comunque la casettina è piccolina e di conseguenza se lo avessimo preso da 2,10 m anche il diametro sarebbe stato molto più largo. Mentre questo secondo me è proprio perfetto per la nostra casetta. Adesso ve lo faccio vedere bene da vicino. Abbiamo preso questo puntale. Sinceramente io volevo la stella anche perché penso che sia più moderna, no? Ed è tipo di questo bianco opaco. Guardate che belle. Poi raga, abbiamo preso un sacco di palline. Avevo detto, ok amo, quest'anno vabbè prendiamo le palline giusto per fare l'albero, poi vabbè prossimo anno vediamo. E invece ne abbiamo prese tantissime. Vedete, ce l'abbiamo di varie dimensioni. Abbiamo questi, le gocce raga, ma queste qui sono pazzesche. Sono tipo in vetro. Anche questa con la piuma mi piace tantissimo. Queste ce le ha regalate mia mamma, stupende. Anche questa. Tutti mi hanno detto, ma scusa, ma Chloe non lo distrugge? Per fortuna no, ma perché l'abbiamo già sgridata, vero Chloe? Vero? Che ti abbiamo già detto di non andare sull'albero, è vero amore? Poi abbiamo questa che è tipo una delle mie preferite. Cioè raga, questa è stupenda. Anche questa me l'ha regalata mamma insieme a papà. Bellissime. Poi c'è questa qui, vabbè, che è tutta brillantinata. E questa, vogliamo parlare di questa? Vedete che c'è il fiocco di neve dentro e qui tutte le cosine, non so cosa siano, perline mi sa. Un giorno Franci viene a casa e mi fa, amo guarda cosa ti ho preso, apro, c'era questa pallina con scritto Chloe, bellissima. E poi
Anche questa, Vale e Fra. Si poteva scrivere Franci, perché per me è Franci. Però sono stupende, che carino che è stato. E qui ho deciso appunto di comprare la gonna che ricopre la base dell'albero. È bella morbida e anche questa l'ho presa su Shein. Manca l'ultima cosa. Praticamente abbiamo messo tutte le luci sul balconcino. Proprio attorno al balcone e attorno al cornicione appunto della finestra. Ta ta ta! Ci sta tantissimo, però naturalmente da giù si vede meglio. In tutto ciò mi sono dimenticata di farvi vedere quello che mi hanno appena portato i miei genitori. Mi hanno portato una renna che si illumina. Adesso ve la faccio subito vedere. Ta ta ta! Apriamola insieme. No, vabbè, raga, è bellissimo. Cioè, questo diciamo che è tipo tutto vetro. Adesso mi sa che faccio subito una foto. Cioè, vabbè, grazie mamma, grazie papà, l'adoro tantissimo. Purtroppo ho finito di mostrarvi tutte le cose natalizie. Sarei rimasta qui tantissimo per farvi vedere altre cose. E voglio sapere se anche voi avete già fatto l'albero di Natale. Commentate qua sotto e scrivetemi come l'avete fatto. Quindi se avete utilizzato il colore bianco e rosso come me, oppure bianco e oro, oppure rosso e oro. Sono un sacco curiosa. Un bacio, ciao ragazzi.